La protesta dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito di una mobilitazione nazionale che è indetta tra l'altro dalla SLC della CGIL oltre alle altre sigle sindacali e che si terrà venerdì 30 ottobre. Spieghiamo il perché di questa protesta. Il perché di questa protesta è perché questi lavoratori sono già stati fortemente colpiti e quindi c'è, voglio dire, una parte di loro addirittura non hanno ancora avuto il corrispettivo che dovevano avere e se vogliamo essere molto chiari stavolta, cioè così come è legittimo e giusto il ristoro, è anche giusto che ci siano gli ammortizzatori che, come dire, siano riconosciuti a tutti. Abbiamo intermittenti, abbiamo i contratti più diversi che ci siano, dalle partite IVA ai liberi professionisti, poi abbiamo i dipendenti, soprattutto, voglio dire, al teatro comunale, più strutturati, ecco. Ecco, da quelli strutturati a quelli meno strutturati facciamo un po' le categorie, spieghiamo chi sono i lavoratori che sono veramente in crisi, come ci ha spiegato lei. I lavoratori, ma tutti lo sono, tutti lo sono. Se noi pensiamo al teatro comunale, che era stato chiuso nel primo lockdown e poi ha ripreso, tutti gli investimenti che sono stati fatti, su quello che è la sicurezza, non solo del lavoro, ma anche per, quelli che sono gli utenti che vanno a teatro, e quindi sono stati investimenti, ma sono regole anche e protocolli molto rigidi, molto più rigidi di altri posti di lavoro. Quindi anche per quello che riguarda tutti gli altri spettacoli, si era appena ripreso, abbiamo il settore del cinema che certo aveva già una crisi, ma chi è andato al cinema ha ben visto che il distanziamento era chilometrico e le misure di sicurezza molto, molto, insomma, cogenti. Quindi, Ecco, di quanti lavoratori stiamo parlando? Se riusciamo a fare un numero approssimativo per terrazzo. un numero approssimativo considerando cinema, considerando anche teatri, il settore pubblico che non c'è, perché è privatistico, quello del teatro comunale, più diciamo compagnie varie, danzatrici, comunque delle persone che sono qua in provincia di Ferrara, ma girano, vanno anche alla Scala, voglio dire, musicisti e così via, parliamo di 350 persone. Noi andiamo a Bologna e in tutte le piazze d'Italia ci saranno delle manifestazioni in tutti i centri capoluogo. Ovviamente abbiamo un problema anche come organizzazioni sindacali ad organizzare dentro a questa pandemia quello che nella sostanza sono manifestazioni che avremo in tutte le piazze e saremo in contatto per videoconferenza.